Radio Radicale, siamo con Giorgio Mulè, portavoce dei parlamentari di Forza Italia, per parlare delle consultazioni al Quirinale. Allora, mi sembra che si stia andando verso un governo. Aspettiamo quello che deciderà il Presidente della Repubblica. Come ha trovato le dichiarazioni di Di Maio e di Salvini? Mi sembra che Di Maio abbia indicato Conte. Può fare una valutazione complessiva di quello che ha ascoltato? Bah, la valutazione sul professor Conte, che è certamente persona degna e rispettabilissima, nulla a che vedere con la valutazione politica. Sta per nascere, o sta tentando di far nascere un governo che sarà guidato da un premier tecnico non legittimato dagli italiani. Questa è una contraddizione profonda rispetto a quanto sia Di Maio sia Salvini hanno sostenuto fino al 4 marzo, presentandosi come il premier in caso di vittoria alle elezioni. Soprattutto ci spiegheranno qual è la differenza tra il professor Conte e il professor Monti, che è stato sempre descritto come la personalità che tradiva in radice la volontà del popolo, sottomettendola a quella invece del tecnico e della Presidenza della Repubblica. Nel merito, sul programma abbiamo già detto quello che pensiamo. È un programma dove non ci sono priorità, non ci sono le coperture, è un programma pericoloso perché mette in discussione dei pilastri fondamentali per lo sviluppo, è un programma che su alcuni punti sorvola e non approfondisce, indica soltanto in maniera apparente alcuni punti del centrodestra, non indicando quando e come verranno attuati. Per questo abbiamo espresso una posizione di forte critica che è ancora più forte dopo aver ascoltato chi dovrebbe guidare un governo da mero esecutore di un programma e di un contratto fatto da altri. Vedete delle analogie con quello che vi è successo nel 2011 guardando questi primi dati che riguardano le borse e lo spread? Ma le analogie sono diverse, quello fu un periodo storico figlio di quello che venne definito un golpe strisciante, partito con una vendita massiccia di titoli di Stato e concluso con l'avvio del governo Monti. Oggi è una situazione storica, finanziaria, contabile totalmente diversa. Nel frattempo la BCE, guidata da Mario Draghi, ha messo in sicurezza non soltanto l'Italia, ma l'euro. È una condizione in cui la credibilità e l'autorevolezza di un governo si misura da quello che fa. All'epoca invece ci fu un attacco concentrico contro l'Italia. Secondo lei oggi inizia la Terza Repubblica oppure inizia un periodo di grande confusione? Si illude chi inizia la Terza Repubblica, sono dei passi indietro, si va un po' verso la preistoria della Prima Repubblica, quando in questo caso oggi la politica non è in grado di esprimere una classe dirigente, tanto dovresti rifugiare in tecnici non soltanto la Presidenza del Consiglio, ma anche, se diamo retta alle indiscrezioni uscite fino adesso, in posizioni chiave che riguardano l'esecutivo e non un partito a sé. Ultima questione, l'avvicinamento a Fratelli d'Italia, come l'ha trovato in quest'ultima fase delle trattative per la formazione del governo? Bah, io ho letto dichiarazioni di Fratelli d'Italia che sono distinti e distanti da questo governo, partorite peraltro dopo un incontro, una valutazione che è stata fatta dai dirigenti di Fratelli d'Italia. Mi avrebbe sorpreso il contrario, conoscendone la lealtà e la linearità di comportamento. Bene, la ringrazio Giorgio Mulè di Forza Italia.